Buongiorno ragazzi, benvenuti in prima. A partire dalla visione del film di Walt Disney Cars, avviamo questa prima attività di accoglienza. Saettame Queen è un ragazzo pieno di talento, di capacità. È un'auto da corsa velocissima ed è convinto che la velocità e le corse saranno il suo futuro. Hai più talento tu in un solo bullone che tante auto in tutta la carrozzeria. Ogni ragazzo ha dei talenti. Si tratta di cercarli e di tirarli fuori. Devi cercare il tuo talento. Tu lo stai cercando? Hai un sogno che possa dare significato alla tua vita? Il compito più importante che devi affrontare a scuola è proprio questo: scoprire i tuoi talenti, le tue capacità e cercare di sfruttarli al meglio, migliorando giorno dopo giorno la messa a punto del tuo motore. Saetta è un ragazzo pieno di talento, ma la sua arroganza e la sua presunzione lo stanno portando a sprecare questi doni. Sono Saetta McQueen, sono capace di tutto io. Non puoi fare niente da solo. All'inizio Saetta è concentrato solo sul successo. È convinto di essere bravo tanto da non aver bisogno di nessuno, ma poi capisce che non può fare tutto da solo. Ha bisogno di amici che gli stiano vicini nel momento di difficoltà. Finalmente impara a farsi aiutare e ad aiutare gli altri. Cambia le gomme da Luigi, si fa rifare la verniciatura, si fa mettere nuovi adesivi, fa il pieno di biocarburante. Ora non è più solo, ha degli amici e persino un caposquadra. E tu sai accettare l'aiuto e i consigli degli altri? Sei attento a dare una mano quando qualcuno ha bisogno? La scuola, sai, è un po' come una squadra. Ci sono i caposquadra, gli insegnanti e ci sono anche un sacco di amici e di compagni. Saetta aveva sempre vissuto nella corsia di sorpasso, sempre alla ricerca del successo e della vittoria, ma impara che è bello rallentare un po' ogni tanto. La Route 66, vecchia strada abbandonata e ormai sostituita dalla più veloce autostrada, ha insegnato a Saetta che il bello non è arrivare. Il bello è viaggiare. Ed è bello rallentare un po' ogni tanto. La Route 66 è simbolo della strada che anche tu stai percorrendo. La strada per crescere, che non è mai un'autostrada, ma una vecchia strada lenta da percorrere un pezzetto tutti i giorni. Il bello è viaggiare. Gli anni della scuola sono la tua Route 66, una strada che non va percorsa a tutta velocità, ignorando chi ci sta intorno, ma una strada da percorrere un po' per volta, senza mai dimenticare di gustare il viaggio. E tu, hai fretta di crescere? Vorresti viaggiare sempre a tutto gas, come su un'autostrada? Vuole fare l'eroe, eh? Che ne dici di questo? Ecco, ti è servito. Cosa? Oh, vai così! Gliel'ho insegnato io. Che mossa quella di McQueen! Ha raggiunto gli altri due. Infatti,
esattamente quello che ci aspettavamo! Una battaglia a tre a soli 10 giri dalla fine! Guarda come va quel ragazzo! Hai capito? Va! Doc, ho bucato! Ho bucato! Riesci a tornare ai box? Sì, credo di sì! Ehi, bandiera gialla, rientra! Non fare altri danni, ragazzo! Dobbiamo rimetterlo in sesto rapidamente! Se non torna in pista in tempo, non vinceremo mai! Guido, tocca a te! Ehi, piccino, gli pulisci il parabrezza? È incredibile! Il pit stop più veloce che abbia mai visto! Sì, ma deve entrare in pista prima della pace car! E non sarà semplice! Viva! Viva! E di nuovo in gara! Pit stop! Ci siamo, entriamo nel giro finale. McQueen segue a ruota il duo di testa. Che rimonta! 199 giri compiuti e la gara è tutta in quest'ultimo giro. Ci siamo, ragazzo. Restano quattro curve, una alla volta. Prendi all'interno e spera nella tenuta. Vai! Lo vedremo! McQueen passa all'interno! Jake e Ray sbandano! McQueen sta finendo in testa coda! Di nuovo in pista! Elegante come una berlina, scattante come un Ducato! Ciao! McQueen sta per vincere la pista un cup! Avanti, forza, ce la fai, Vicenta! Non arriverò di nuovo dietro di te, vecchio! Che sta facendo, Doc? Che stai facendo, ragazzo? Il re deve finire la sua ultima corsa. Stai rinunciando alla pista un cup? Lo sai questo? Ah, una vecchia auto da corsa brontolona una volta mi ha detto che è solo una coppa vuota. È regolare spingere nell'ultimo giro? Beh, non lo sta proprio spingendo. Gli sta dando una ribattuta al paraurti. Ehi, Gacce! Che succede? Questo si chiama careggiare. Questa sì che è una gara. Una vera gara finale. Saetta ha imparato molte cose. Ora tocca a te. Sei pronto a partire per il viaggio? E allora, pronti, partenza, via!